I musicisti che erano in cartellone sono quelli che noi idealmente porteremmo su un'isola deserta. È chiaro che nel rock vince il tempo presente, non dobbiamo soltanto considerare quello che hanno fatto in passato, ma quello che possono fare oggi. Per cui non curarci tanto di quanto sono invecchiati loro, ma di quanto è rimasta giovane la musica. Ma mi sembra che Daniel Young, che è giovane, ce l'ha anche nel nome, a tutti gli altri abbiamo dimostrato che la ruggine non dorme, almeno finora. Scherzosamente, maliziosamente lo hanno chiamato appunto l'orcella perché dicevamo noi in un pezzo, solo i Rolling Stone tutti insieme hanno 300. È come se i rockstar di quello stampo, allora che succede? Non ne fanno più. Vero, però non le vedi le rughe, perché loro sono il rock, non si limitano a suonarle. Poi è chiaro che giù dal palco puoi vedere queste rughe più profonde del Grand Canyon, ma quando sono sul palco tutto è meraviglioso. È stato bellissimo, ma noi c'eravamo e allora ve lo possiamo vedere. Vediamo la cronaca di questi 3 giorni con il nostro Daniele Compatangelo che era lì per noi, ha fatto chilometri tra tende e camper. Vediamo il servizio. C'eravamo anche noi. Sul palco del Desert Trip arrivano i Rolling Stone, evento nell'evento, scuotono la Coachella Valley sulla faglia di Sant'Andrea. La loro musica, primo capitolo del manuale del rock, diventa il simbolo di questa avventura straordinaria. Jagger e i suoi hanno aperto il primo di 2 weekend in cui va in scena un cast stellare, colonna sonora di un viaggio indimenticabile per migliaia di fan da tutto il mondo. E quel viaggio lo abbiamo fatto anche noi. Amici di Studio Aperto, benvenuti nella Coachella Valley. Sui 2500 metri del Monte San Giacinto si arriva con la fusia e da lassù la vista mozzafiato di Indio sulla faglia di Sant'Andrea, la cornice dell'evento perfetto. Tende, camper, musicisti e fan, un'organizzazione colossale di macchine, punti di ritrovo, pullman. Ci sono ragazzi, anziani, famiglie e bambini. Si mangia e si canta, si vive un weekend nella musica. Once in a lifetime experience. Una volta nella vita, once in a lifetime. We are here. C'è chi insegue i suoi miti da un capo all'altro del mondo, da anni, come Mary Ellen che ne aveva 17 quando era sul prato di Woodstock e da allora non ha mai smesso di viaggiare nel nome del rock. E i Rolling Stone li ha visti 15 volte. It's only rock and roll, but I like it, yes I do. $100 milioni di budget per ingaggiare i padri fondatori del rock. Ok. Me too. Un pubblico di 75.000 a serata. Sul palco, dopo i Rolling Stone, Bob Dylan per l'apertura del venerdì, poi sabato tocca a Paul McCartney e Neil Young segnare l'evento. Qui non è Woodstock, non c'è più un mondo da cambiare. È solo rock and roll, ma ci piace consumare riti collettivi ballando quella musica che è uno dei simboli dell'Occidente, in un momento in cui l'America vive una svolta epocale. Domenica, a chiudere la prima di 3 giorni, U2 e Roger Waters. Noi camminiamo per chilometri, incontriamo decine di persone arrivate da dovunque. Ecco, amici, addirittura questo RV ha delle casse esterne in modo tale che quando non si è al concerto si può continuare a far festa all'esterno del camper. Braccialetto invece che permette di entrare al Desert Trip, ce lo fa vedere gelosamente. Possiamo entrare? Ci facciamo ospitare, attende il barbecue. Permesso. Chi è venuto in camper ci fa salire, fa gli onori di casa, ci mostra la spesa, il vino e non solo. Una carovana rock immensa che ha vissuto un sogno nel deserto della California. C'è chi è arrivato per una serata, chi ha passato qui l'intero fine settimana. Nessuno è stanco, ognuno ha il suo ritmo.
io amo il rock classico, è tutto per me, ci sono cresciuta col rock classico. Poi si smontano le tende, si riprendono gli zaini in spalla e il prossimo fine settimana si ricomincia, altro giro, altra corsa, poi di questo posto che non c'è, resterà un ricordo indimenticabile. Abbiamo visto immagini di festa e...